Amici di Flash in Cucina, altra bellissima esperienza. Sono qui a Palermo, un pomeriggio bellissimo, e ho qui davanti a me Nicola Macaione, presidente di Spazio Cultura, e l'architetto Antonella Italia, presidente dell'Idimet. E allora, è stato innanzitutto Flash in Cucina vuole salutarvi e ringraziarvi, sono stato benissimo ed è stata veramente un'esperienza unica. Volevo fare due domande, perché proprio due esperienze diverse, ma questo pomeriggio si sono incontrati e questo è stato molto apprezzato da Flash in Cucina. Allora, volevo innanzitutto chiedere a chi ci ospita, a Nicola Macaione, presidente di Spazio Cultura. Venite da una famiglia di librai storici, 1943. Poco fa, facendo partire i lavori di questo pomeriggio, hai raccontato brevemente la tua storia e soprattutto il progetto attuale. Vuoi brevemente raccontarla ai nostri amici? Sì, guarda, con vero piacere. Innanzitutto io ti ringrazio per averci ospitato in questo tuo bellissimo sito internet, perché ormai la comunicazione viaggia più che mai su questi mezzi alternativi che sono importanti perché realmente poi sono vanno in vena virale e sono letti da chiunque senza filtri. Questo è uno spazio che appunto ha ospitato il Decalogos, di cui adesso ci parlerà qui l'architetto Antonio dell'Italia. Perché noi riteniamo che un'attività commerciale oggi, una libreria, innanzitutto, non può più aspettare il cliente, non può più permettersi di vendere soltanto libri. Noi riteniamo che le librerie debbano essere un punto di riferimento culturale e quindi dalle librerie dovrebbero partire delle proposte culturali, grazie ad associazioni come Itimed, che già da anni opera in vari settori della cultura, ovviamente specializzandosi in quella che è la promozione del territorio. E noi appunto di Spazio Cultura, insieme al mio socio Francesco Paolo Vassallo, abbiamo pensato di dedicare una volta al mese un incontro dedicato proprio al turismo relazionale. Quindi una volta al mese. E i Una volta nostri al amici mese. dove possono trovare e informarsi sui vostri incontri? Allora, sicuramente i nostri amici possono informarci sia su Spazio Cultura su Sì? Facebook, ma Sì? anche sul sito di Itimed. Sì? Ovviamente per avere tutte le informazioni per il prossimo anno, perché adesso con Intimed, grazie a questa relazione, possiamo per il 2014 proporre altri incontri, di cui ovviamente già tutto lo staff di Intimed sta lavorando alacremente con tutti i suoi Allora, collaboratori. Nicola, innanzitutto una domanda, con una velocissima Sì. risposta. Soltanto con questa associazione collaborate o No, avete intrapreso altre noi in collaborazioni? realtà, appunto, siccome riteniamo che bisogna mettersi in rete, in sinergia con tante altre realtà, noi già siamo in rete con il Teatro Biondo di Palermo, col Perfetto. Teatro Jolly di Palermo, Perfetto. dando la possibilità agli amici di Spazio Cultura di fruire di sconti particolari sull'abbonamento e sul costo di un singolo biglietto e non solo, anche noi faremo delle proposte, produrremo degli spettacoli, li già facciamo Sì, comunque. sì. Proprio al Teatro Biondo si pensava, e non solo, tra l'altro questa estate abbiamo fatto proprio l'estate culturale anche a Palma di Montechiaro, che è un bellissimo comune in provincia di Agrigento, dove sono tra l'altro Luigi del Gattopardo, e lì andremo a fare, lo do in anticipo, 23, 24, 25 maggio del 2014 faremo il viaggio letterario all'Origine del Gattopardo, di cui Itimed sicuramente saranno Comunque, anche protagonisti. Nicola, veramente i miei complimenti e Grazie. veramente quest'aria qua dentro si respira. Ma Grazie. volevo passare ad Antonella Italia. Ecco, siete stati gli artefici di questo bell'incontro, questo pomeriggio. Ora noi stiamo facendo un'intervista quando insomma le persone sono andate via, però devo dire veramente molto pathos c'è stato. A te volevo fare tante cose, potrei domandarti, però una cosa mi preme chiederti. Come interagisce per il raggiungimento del vostro obiettivo l'associazione con gli enti pubblici? A che stato di fatto siamo? Bene, sì, uno degli obiettivi del progetto Decalogos, che è alla seconda edizione, un primo progetto è stato proposto nel 2010 nel 2013 abbiamo proposto questa nuova edizione che è stata chiamata appunto Decalogos Tour 2013 in collaborazione con Spazio Cultura, è proprio stato pensato come strategia di Sì, marketing per
creare questo tipo di fenomeno di rete, di sinergia che si può attivare con tutti, diciamo, gli attori del territorio, Certo. compresi, diciamo, gli enti pubblici, quindi tutti degli attori del territorio che possono essere altre associazioni, che possono essere i cittadini interessati all'argomento, che possono essere gli imprenditori. Quasi in tutti gli incontri che abbiamo fatto, abbiamo coinvolto degli imprenditori e chiaramente a catena anche le realtà pubbliche. Devo dire Certo. che obiettivamente, però questo è un segnale significativo, ne è testimone anche Nicola, volutamente noi all'inizio non abbiamo coinvolto in maniera diretta invitando dei rappresentanti degli enti pubblici, Sì. perché intanto volevamo creare un sistema appunto strategico di, come dire, stimolo sull'argomento e sul tema. L'effetto moltiplicatore proprio di azione strategica ha generato dopo i primi 8 incontri Un interesse proprio da parte un loro. interesse e una motivazione di, appunto, il progetto si è talmente, diciamo, moltiplicato e generato che nell'incontro precedente, infatti, è stato presente il sindaco del comune di Castronovo, in quanto è nato un progetto con questo Sì. comune, e in questo incontro abbiamo coinvolto diciamo, l'assessorato, appunto il dipartimento delle foreste con la dottoressa Guarino e gli altri responsabili che sono intervenuti, e nello stesso tempo anche il comune di Brizzi, che ha fatto con noi, ci ha chiamato proprio per partecipare a questo stage all'interno del comune, per aiutare a formare questi giovani che vogliono investire sul proprio territorio, per cui l'effetto è stato anche dovuto a questa sinergia che è stennata da un lavoro fatto dal basso, cioè non abbiamo cercato di diciamo, stimolare in maniera tradizionale il coinvolgimento degli enti Bene, pubblici, bene. ma ci auguriamo anche con questa goccia di speranza che oggi ci è stata data anche dai rappresentanti appunto della regione di pensare di essere coinvolti anche in una promozione di iniziative di cui anche loro hanno bisogno di un supporto delle identità locali e delle realtà locali, possa diventare un primo frutto di questa azione che abbiamo Allora, fatto. benissimo, prima di ringraziarvi devo proprio confermare questa sensazione perché io non ero presente le volte precedenti, oggi ho notato proprio questo coinvolgimento e sono sicuro che ciò che si è detto e soprattutto come lo si è detto questa sera servirà sicuramente da volano e quindi buon lavoro a tutti Grazie. voi, grazie, grazie per avermi ospitato e alla prossima. Grazie a te, grazie a tutti.